Prima c'erano i manicomi, con tutto il loro carico dei loro terribili orpelli, filispinati, cinghie di cuoio, carcerieri, cloroformio, paraldeide, botte e acqua fritta, fetori nauseanti e strutture fatiscenti. Prima c'erano i matti, gli alienati con la loro follia da confinare, da tenere lontana dalla collettività, da contenere. Celle di isolamento, occultamento di quello che era e continua ad essere uno scandalo sociale, la malattia mentale. Ti aspetto e ogni giorno mi spengo poco per volta. Ho dimenticato il tuo volto. Mi chiedono se la mia disperazione sia pari alla tua assenza. No, è qualcosa di più. È un gesto di morte fissa che non ti so regalare. Più bella della poesia è stata la mia vita. Ada Merini, la poetessa dei Navigli. Se si vuole comprendere appieno la struttura morale e la forza di una grande artista e straordinaria donna, bisogna ricordare il suo internamento e la sua esperienza in manicomio. Ada Merini fu ricoverata in ospedale psichiatrico per ben 3 volte. Una di quelle dal 1964 al 1972. Quando venne ricoverata la prima volta, ero poco più di una bambina. Avevo sì 2 figlie, un marito, ma il mio animo era rimasto semplice, limpido, sempre in attesa che qualcosa di bello si configurasse all'orizzonte. Però a volte mi prendeva la stanchezza e mi si intorpidiva la mente. Il manicomio era saturo di odori nauseabondi. Ovunque la gente defecava, orinava per terra, si strappava i capelli, si lacerava le vesti. Noi sole, io e la mia amica, stavamo su una pancaccia, le mani in grembo, gli occhi sbarrati, però in cuore una paura terribile di diventare come quelle là. Lei era una bonacciona, l'avevano messa lì dentro perché era una ragazza madre e volevano disfarsene. Le notti, grida, invettive, sussulti strani. Pochissimi di noi riuscivano a dormire, di giorno non facevamo nulla. La sera venivamo mandati a letto con delle fascette, corde di grossa canapa dentro le quali ci infilavano mani e piedi perché non potessimo scendere dai letti. Poi ci alzavano alle 5 e ci mettevano tutte davanti a un comune lavello. E le infermiere passavano a saponarci anche nelle parti più intime e ci asciugavano tutte con lo stesso cencio lercio. Le vecchie cadevano per i modi maldestri delle infermiere e io a volte svenivo per l'odore terribile di quel luogo. Allora venivo presa a male parole e buttata sotto l'acqua ghiaccia. Poi ci allineavano su delle pancacce in uno stanzone orrendo che preludeva alla stanza degli elettroshock. Così potevamo ben vedere la punizione che ci aspettava se avessimo sgarrato. Le nostre infermiere erano esseri privi di qualsiasi sensibilità. La mia capa si divertiva un mondo a vederci soffrire sotto l'effetto delle medicine. Io avevo imparato e stavo sempre zitta. E poi veramente là dentro mi ero dimenticata tutto e gli elettroshock poi avevano fatto il resto. Ero matta, matta in mezzo ai matti. Ah, i matti sono matti nel profondo, ma alcuni sono molto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti sono simpatici. I dementi li avrei incontrati là fuori, nel mondo, dopo, quando sono uscita. C'era chi si sentiva divorare da tutto questo. Sognava una rivoluzione del sistema,
Una rivoluzione culturale esplosa il 13 maggio 1978, culminando con l'approvazione della legge Vasaria. Vennero aperti i cancelli, i pazienti furono lasciati liberi di passeggiare, di consumare i pasti all'aperto, di lavorare. Si iniziò a prestare attenzione alle condizioni di vita degli internati. La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica la scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragione di essere. Aprire l'istituzione non è aprire una porta, ma aprire la nostra testa di fronte a questo malato.